Siamo nello spazio Caplavour all'interno di Paratissima Design e questa mostra raccoglie i prototipi che sono stati realizzati all'interno del progetto Caplavour, che è un progetto di cooperazione tra artigiani e designer, che ha visto un gruppo di designer selezionati a partire da un bando di concorso mettersi alla prova e lavorare con una serie di artigiani a partire da un solo dato d'ingresso, o meglio da due dati d'ingresso. I designer che si sono iscritti al progetto Caplavour hanno potuto esprimere una preferenza rispetto al tipo di materiale con il quale erano interessati a lavorare. E dopodiché da parte di chi ha organizzato il concorso, quindi dalle due associazioni Agent de Poche e Hilda, è stato dato un tema. Il tema di lavoro era la progettazione di un elemento di arredo urbano per il quartiere di San Salvario. Questo primo catalogo di oggetti è appunto il primo passo del progetto Caplavour. In questo caso un po' l'obiettivo era quello di provare ad immaginare che fosse possibile realizzare degli oggetti utilizzabili, adottabili dalle pubbliche amministrazioni, a partire proprio dal fatto che in qualche modo il processo che ha portato alla realizzazione e alla definizione di questi oggetti parte dal basso ma ha un obiettivo specifico, quindi provare ad arredare la città a partire da delle idee un po' diverse ma non per questo meno realizzabili, meno commerciabili e meno concrete. Il progetto Caplavour proseguirà l'anno prossimo, sicuramente metteremo in pista un nuovo bando, quindi proveremo a trovare un nuovo tema su cui far lavorare i nostri artigiani che stanno crescendo in numero e i designer che vorranno venire a giocare con noi. Allo stesso tempo è attivo a partire da oggi il nuovo sito internet di Caplavour che prova un po' a ripetere, replicare lo stesso tipo di meccanismo di interazione tra artigiani e designer, a partire però dal web 2.0, quindi a partire da un tipo di interazione che avviene soltanto in ambiente virtuale. Il sito è www.caplavour.com e le iscrizioni sono aperte.